Buongiorno ragazzi, oggi è il 28 di maggio, facciamo un altro video. Questo, come vedete, è un pacco di dimensioni abbastanza ragguardevoli. È arrivato oggi anche questo, grazie all'amico Stefano, che ha posto in vendita questo oggetto da lui inutilizzato come nuovo. Apriamo. Qui, come al solito, carte e cartacce e cartoncini. Queste buttiamo via. Abbiamo qui una busta blu, togliamo il tutto. Allora, vediamo che cosa mi ci ha messo. Innanzitutto mi ci ha dato un cinturone, fa sempre comodo. Questo è un cinturone in cordura, quelli tipi classici, si vendono nei negozi di soft air, nelle armerie, ce l'hanno un po' tutti. Bello, in ottime condizioni, regolabile in varie lunghezze, chiuso al contrario perché ovviamente la parte interna che si ripiega, questa qui, ha una parte interna che si ripiega, è estensibile almeno di un 20 cm rispetto a come adesso. Ecco, con i passanti, questo primo, un secondo passante, forse no, forse l'ha messo proprio, vabbè, ma forse era così. Questo è fatto che in modo ripiegato verso l'esterno, va bene, ma questo non fa nulla. E allora questo era il primo oggetto, questo era un optional. Poi il secondo oggetto, stacchiamo tutto, c'è un attacco molle, lo voglio sganciare. Ok, questa marca Royal, che cos'è? È una tasca porta caricatori con attacchi molle. Allora, dico subito che anche questa era un optional, cioè era compreso nella spedizione. Sinceramente ne ho uno perfettamente identico di queste sacche porta caricatori svuotati che già uso da altro tempo e va. E non dà problemi, una volta sparate, invece di buttare il caricatore a terra, si butta nella sacca fissata al cinturone. Questo è un altro cinturone, il cinturone mettiamo via, vanno benissimo, era un optional. E adesso veniamo all'oggetto che era il mio acquisto. Questo è un mimetismo Digital Flora. Stefano ha detto che non sapeva la marca esatta. Vediamo di prendere, questa è la parte posteriore. Cominciamo allora dalla disamina della parte posteriore. La parte posteriore ha solo un piccolo pannello molle, qui molle nel senso dell'attacco molle, per chi non conoscesse la terminologia, cioè facciamo vedere l'attacco molle cosa consiste. In queste, in due lunghe fettucce con bottone inferiore che si aprono e le fettucce vanno infilate nei passanti orizzontali e si chiude, e questo è un attacco, si chiama attacco molle. Per chi, la maggior parte di chi segue questo canale lo saprà, ma se qualcuno capita su questo canale per caso magari non lo sa. Non ha a che fare con le molle o le viti o pezzi di meccanica. Vediamo che qui è pluriregolabile, qui ha le fibre di regolazione, 3 per ogni lato e in cima e sulla schiena, ovviamente sulla parte alta della schiena. Giriamolo, il davanti, ecco qua, questo è il davanti. Mimetismo russo di Digital Flora, la marca non c'è, questo è stato comunque comprato in Russia,
è nuovo, perfettamente nuovo, tonalità di verde chiaro con del verde più scuro e puntinature marroni e nere, pixelate, cioè non sono tondeggianti, ma sono tutti riquadri perfettamente geometrici, come il pixel appunto che si usa nell'informatica. Ecco, vediamo di capire com'è fatto. Allora, qua alle tasche porta caricatori, eccole, chiuse con strappo molto lungo. Questa non è una tasca porta caricatori perché è aperta. Allora, qui abbiamo due tasche porta caricatori, la lunghezza del velcro è rilevante, da qualche parte qui sopra c'era 1 metro, ecco, quindi 13 centimetri di velcro di lunghezza, quindi penso che che ci siamo, va bene, per offrire un'ampia gamma di regolazione. Chiudiamo. Qui abbiamo appunto una seconda tasca che è forata, quindi questo serve per infilare oggetti. Notare che sopra a questa tasca c'è un anello a velcro apribile. Quindi questo a cosa serve? Serve a una torcia o a un qualcosa che viene infilato da sopra, che va sfilato. Ci si può mettere il fodero con la clip di un coltello o la torcia, adesso però dovrebbe essere abbastanza sottile perché non so se la mia maglite, un attimo. Non credo, questa è la mia grossa Maglite, no, la Maglite questa non ci va proprio. La versione D, le torce D Maglite sono troppo grandi. Ma questa si vedeva già a occhio nudo, era. Poi abbiamo di nuovo sui lati due tasche più piccole, chiuse con velcro, uguali. Allora, la tasca e sono tasche aperte, cioè hanno due fori, quindi è una patta che si richiude, quindi non possono essere usate per contenere materiale sfuso. Queste a occhio e croce sono tasche o ci metti le radio, per esempio qui non ci potete mettere una penna, vi cadrebbe. Ci metti o le radio, probabilmente erano progettate per le granate o per le flashbang o per i fumogeni. E va bene, sopra, sempre da questo bel velcro nero, abbiamo una tasca generica. Allora, non è molto pesante il tessuto, a vederlo è stoffa, cordura, però abbastanza leggero, non dovrebbe far sudare neanche, quindi. Dall'altro lato è perfettamente simmetrico. Qui in alto ha degli attacchi molle, cioè queste fasce nere sugli spallacci sono in realtà dei passanti verticali per attaccare con il sistema molle qualcosa qui all'altezza della scapola. Più tardi, ecco, me lo proverò, me lo regolerò, e questo ho pagato il tutto sui 59 euro spediti tutto quanto, cioè questo vest che mi piaceva. Mi piace il Digital Flora come mimetismo a livello estetico, mica poi che uno si fa chissà che cosa. In più mi ci ha dato Stefano quell'altro materiale, il cinturone che può sempre essere utile, e i portacaricatori esausti. Grazie, spero che il video vi sia piaciuto.